Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video pronostici, come sempre la 16ª giornata di campionato. Se sto sbagliando me lo dite qui sotto, ma in teoria dovrei essere giusto. Iniziamo subito con le partite di questa giornata che si sviluppa tutta in una giornata, è una cosa più unica che rara, tra l'ultima giornata è stata compagna per via delle festività, il 6 gennaio, tutta una fila di partite dalla mezzogiorno e mezzo, immagino, fino alle 8:45. Cagliari-Benevento, metto X. Atalanta-Parma metto 1 Atalanta, quindi Bologna-Udinese metto X, Bologna non riesce secondo me a vincere. Cioè, Crotone-Roma metto 2, metto quindi la Roma, Lazio-Fiorentina metto 1, Sampdoria-Inter metto 2, Sassuolo-Genoa metto X, Torino-Hellas metto X, Napoli-Spezia metto 1. E infine noi, Milan-Juventus, sempre che si giochi, perché il discorso Covid, vediamo come si sta evolvendo, io sto registrando il video 2 giorni prima della partita, quindi in questi 2 giorni ci saranno sicuramente tamponi, verifiche, controlli, controcontrolli, quindi ci sarà una situazione un po' caotica sicuramente, e saremo sicuramente con il fiato un po' sospeso fino all'ultimo, perché come sapete il discorso Covid è sicuramente prioritario rispetto a quello di per sé di giocare una partita di calcio. E quindi, nel momento in cui dovessero uscire più positivi di quelli che sono da protocollo garantiti, è chiaro che potrebbe esserci, anche a seguito di una certa questione sorta con i Napoli, potrebbe esserci qualcosa di particolare. Però chiaramente non facciamo pronostici su quello, ma sulle partite, perché su quello spero che si possa giocare per chiaramente la presenza di zero positivi alla Juventus, che è la cosa importante sia per la partita, ma soprattutto per la salute dei giocatori stessi, perché non è una passeggiata. Quindi questi sono i risultati, vi rileggo tutti di fila: Cagliari-Benevento X, Atalanta-Parma 1, Bologna-Udinese X, Roma 2, Lazio-Fiorentina 1, Samp-Inter 2, Sassuolo-Genoa X, Torino-Hellas X, salutiamo anche Giampaolo, Napoli-Spezia 1 e infine Milan-Juve metto X. Metto X perché Milan-Juve? Perché la Juventus viene sì da una partita molto buona contro l'Udinese, viene sì da una partita che ha lasciato un po' di strascichi, non per ultimo il discorso Alexandro, ma abbiamo contro il Milan in casa chiaramente, stadio vuoto, però il Milan sta sicuramente meglio di noi come risultati, visti nel medio termine, anche nel lungo termine, ma sta bene, sta proprio bene in generale, quindi penso che andare a Milano e portare a casa un pareggio, chiaramente uno spera una vittoria e spero che sia una vittoria, però realisticamente parlando non siamo nella posizione di dire che siamo totalmente superiori in tutti i fattori d'analisi della questione e quindi sicuramente vinceremo. Facendo una previsione quanto più realistica, il pareggio secondo me è il risultato giusto. Poi, dovessimo vincere, da tifoso è chiaro che sia contento, è chiaro che voglia la vittoria perché serve per la classifica e serve per il tifoso di per sé, perché tifa la squadra e spera che vinca. Poi, chiaramente, discorso molto legato ai fattori oggettivi. Direi un pareggio è il risultato più consono in questo momento. Se fosse il momento migliore della Juventus in cui sta vincendo tante partite, anche un 2.000, un 1.000 Juve potrebbe essere sicuramente accostata una vittoria, perché la Juventus di per sé sulla carta penso e ritengo che sia sicuramente più forte. Sotto in descrizione, in didascalia a questo video, ho riportato queste partite che vi ho appena elencato con i miei pronostici, quindi vi invito a fare copia e incolla nei commenti e aggiungere il vostro 1x2 a seconda del vostro pensiero sulla vittoria, sconfitta o pareggio delle squadre che ho menzionato. Buona serie a tutti in questa giornata del 6 gennaio che è anche festa e forza Juve alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.